Comandante, primo quadrangolare di calcio intitolato a Vello, che è stata una persona molto importante nella Fondazione Caripro e che tutti noi cerchiamo di ricordare, ma al di là di questo, il significato di un torneo di calcio all'interno di San Vittore? Beh, questa è stata una bellissima esperienza, una bellissima occasione, intanto per ricordare questo regalo che ha fatto la Fondazione Carnavò e la Fondazione Cariplo di questo campo di calcio qui al Terzo Raggio, un campo messo a disposizione dei detenuti che insomma gli consente tutti i giorni di poter trascorrere in modo proficuo all'aria aperta una parte della loro giornata, quindi una splendida occasione anche per dare la possibilità un po' a tutte queste figure di in modo corretto e leale di trascorrere il tempo insieme per insomma ricordare questo bellissimo evento. Ecco, lo sport all'interno delle mura del carcere, sia per chi ci deve soggiornare obbligatoriamente sia per chi ci lavora, che importanza ha? Beh, ha un'importanza fondamentale per i detenuti innanzitutto, perché questo gli consente di vivere in modo proficuo la parte della giornata, di decongestionare quelle che possono essere le tensioni quotidiane. Lo sport è veramente una delle valvole di sfogo più importanti che loro hanno qui all'interno di un carcere, all'interno di un istituto penitenziario, quindi insomma la possibilità di poter trascorrere del tempo insieme in modo anche, fatemi passare, competitivo, di organizzare dei tornei anche tra detenuti stessi all'interno dell'istituto ha per loro credo una valenza straordinaria, anche perché gli consente non solo di stare fuori ma di vivere in modo diciamo, il più stimolante possibile, il più proficuo possibile all'interno dell'istituto. Ed è molto importante anche per l'integrazione? Certo, perché noi organizziamo spesso dei tornei con squadre che sono composte da detenuti che appartengono anche a diverse nazionalità, detenuti che insomma che si trovano in diversi reparti, che quindi hanno anche caratteristiche diverse tra di loro. Quindi insomma il fatto di organizzare questi tornei e queste occasioni per loro è ovviamente un'occasione proficua sotto tutti i punti di vista, anche l'integrazione.